sempre il lunedì con la nostra analisi e ricostruzione del match. Comunque dobbiamo dire veramente tutte note positive. Ora fra 2 giorni c'è la sfida con il Real Madrid, poi ci sono Inter, Juventus, insomma altri test molto molto importanti per il Napoli, che però torna a vincere, migliora la sua classifica, anche se resta quarto, però migliora la classifica e dobbiamo continuare così su questa strada con la convinzione nei propri mezzi, che sono mezzi notevoli, ritrovate. Pierpaolo Matrone, buonasera. Ciao Paolo, un saluto a tutti. Tra pochissimo insieme analizzeremo davvero, come dicevi tu, pezzo per pezzo, pressione, riaggressione, tutte le cose che si sono riviste nel Napoli, nel primo Napoli di Walter Mazzarri. Delia Zito, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Paolo, Pierpaolo e a tutti voi. Allora, ricordiamo i numeri, Delia. Sì, 345-629-47 per i vostri WhatsApp, invece per le vostre chiamate 081-3085-977. Siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Telecapri, sulla pagina YouTube di Telecapri e sulla pagina Twitch Telecapri 15. Iniziamo tra poco, pubblicità. Allora, iniziamo subito, Pierpaolo, con una serie di rilievi di carattere tattico, anche statistici. Il primo è statistico, vai. Eh sì, partiamo subito con gli XG, come ci piace partire, perché ecco, si è parlato tanto di un Napoli che comunque qualcuno ha detto anche che non ha meritato la vittoria, che c'è stato un pizzico di fortuna. Sicuramente magari il gol di Elmas è una marcatura leggermente fortunata, però comunque poi vedremo anche che non è del tutto Perché devi stare fortunata. lì per fare gol, Esatto, non è che esatto. basta che gli avversari sbagliano, se non Non stai lì. anticipiamo niente, però. Quindi vediamo come il Napoli abbia meritato questa vittoria dal Però guarda, punto io di direi vista degli questo, qual è XG. l'XG? È importante 2,51 questo. del Napoli, è molto, una buona parte matura in quell'azione dove tiriamo quattro volte, Esattamente, questo Zielinski, volevo Di far Lorenzo, vedere. Politano, Anghissà, tirano Eccolo tutti e qua. quattro. E va bene, ho capito, altrimenti sarebbe stato 2, non lo so quanto sarebbe stato, 2, 1,90, va benissimo. Ma quello importante è che lasciamo l'Atalanta, che io già l'ho detto e lo ripeto, sotto l'1 in casa propria. Ora, è facile, andiamoci a guardare tutte le partite dell'Atalanta in casa sua, l'Atalanta, quanto farà di XG in tutte le partite in casa. Supererà l'1 sicuramente sempre, quindi è un bel rilievo statistico questo. Esattamente, tra l'altro aggiungo che nel 2,51 del Napoli ovviamente non è inserito quell'azione del gol annullato di Rachmani, di cui poi parleremo dopo, perché anche Esatto. quello avrebbe fatto salire ancora di più Certo. l'XG. A questo punto direi che possiamo partire anche con l'analisi, perché ecco qui, l'avevamo detto venerdì, l'Atalanta lo sappiamo, pressa a tutto campo, eccolo qui, il pressing uomo su uomo dell'Atalanta lo si può notare tranquillamente da questo frame, perché ci sono praticamente tutti gli Comunque l'Inter ha accoppiamenti. fatto 1,37 a Bergamo, tanto per dirne una, no? Sono andato a vedere velocemente, Atalanta Inter ha fatto 1,37 l'Inter. La squadra che in questo momento è in testa alla classifica. E sta dominando il campionato. Questo comunque è la pressione dell'Atalanta, Paolo, la possiamo vedere proprio uomo su uomo, con tutti gli accoppiamenti, i due attaccanti sui due centrali del Napoli, i quinti che vanno sui terzini, i tre centrocampisti dell'Atalanta, perché poi Koopmeiners giocava anche leggermente più Sullobotka. basso, Koopmeiners Sullobotka, Pasalic Ederson. giocava più basso. Esatto, Pasalic giocava più Sì. basso con Koopmeiners sullo Botka, e vediamo questo qui, puoi vederlo proprio un pochino fuori immagine, come te lo mostro qui. Guarda anche in basso come ci sono Scalvini e Kvaratskhelia. Te lo Sì. faccio vedere anche dal frame successivo. Eccolo qui. Scalvini, questa è un'azione al 10° minuto di gioco con Scalvini che va a prendere Kvaratskhelia. Guarda fino a dove va a seguirlo, va a Sì, seguire come fino fanno sempre loro. alla tre quarti del Napoli. Quindi pressione dell'Atalanta a tutto campo. Passiamo alla pressione del Del Napoli. Napoli. Questa è la pressione del Napoli. Possiamo vedere come in pochi giorni Mazzarri si è riuscito, dal mio punto di vista, a dare una maggiore organizzazione nel pressing, più che altro dando alla squadra i riferimenti nella pressione, nel senso che quando andare a pressare in maniera esasperata, un po' come fa l'Atalanta, e quando non farlo, cosa che prima con Garcia non si vedeva praticamente mai, o si vedeva soltanto a tratti. Qui possiamo vedere come ci sia addirittura Politano ad uscire da quest'altro lato. Vedete qui ancora con il frame successivo come un retropassaggio di Zappacosta, così così verso Gincity, scateni il pressing del Napoli. Eccolo qui, guardate quante maglie nella tre quarti avversaria, Del resto addirittura ci abbiamo tre. fatto un gol e ne stavamo per fare un altro, perché quell'azione alla fine del primo tempo nasce da una pressione altissima nella loro area di Esattamente, rigore. esattamente. E guarda come è importante questo, perché il Napoli ha giocato a Bergamo davvero altissimo con un baricentro nel primo tempo a 55 metri. Questa è tutta la sensazione. Lo vediamo qui. 1, 2, 3,
si va dall'altro lato, quindi l'Atalanta stava provando ad uscire, però poi va a mettere il pallone nell'imbucata e ci sono già tutte le maglie del Napoli addosso agli attaccanti. Lookman che è prestato da possiamo chissà. Dire che abbiamo fatto pressing meglio di una squadra che costruisce tutte le sue fortune da anni sul pressing, lo possiamo dire. Esattamente, esattamente. Guardate qua, perché qua addirittura c'è Nathan, che guarda Paolo dov'è, è altissimo qui, arriva addirittura a rompere la linea, ci sono soltanto Matias Oliveira e Rachmani un po' più bassi, Nathan addirittura aveva rotto la linea, era andato oltre il centrocampo per seguire De Ketelaere, quindi anche qui ottima pressione da coraggio, parte. Coraggio che ci vuole. Esattamente, esattamente. Passiamo poi ancora a un altro frame riguardante la pressione, questa è quell'azione di cui parlavamo, sì. Quella nei minuti dei finali del primo tiri. Tempo. Esatto, dei quattro tiri dove si è alzato a dismisura l'XG, anche qui guarda quante per quanti giocatori in maglia bianca sono nell'area di rigore, basta un retropassaggio così un pochino diciamo superficiale, lento, verso Ederson che a scatenare il pressing del Napoli, questi in gergo si chiamano i trigger del pressing, cioè quei momenti in cui capisci che è in difficoltà, che è in difficoltà la squadra avversaria e si scatenano tutti quanti, tra questo altro, è un concetto su cui Mazzarri ha lavorato evidentemente. Beh, perché poi lo fa anche Osimhen e lo vedremo tra pochissimo sul gol. Tra l'altro qui dobbiamo ricordare che la prima palla recuperata va a Zielinski sulla parata di Carnesecchi, poi arriva Di Lorenzo in area di rigore. E questo proprio volevo farti vedere, guarda questa coppia qui dove sto muovendo il cursore, sono Di Lorenzo che va su Pasalic, questo volevo mostrarti, la riaggressione, quindi aggressione e riaggressione, cioè, quindi pressione e riaggressione, perché qui il Napoli aveva perso il pallone con Raspadori, cioè Di Lorenzo che va subito non all'indietro ma taglia verso il centro del campo, Di Lorenzo è qui, è dove sto muovendo il cursore in questo momento, corre e va proprio a schermare Pasalic, sì, inducendolo di fatto al retropassaggio sbagliato verso... E poi stava per segnare lui, poi arriva anche Anguissa, perché dopo il tiro di Politano ribattuto c'è quello di Anguissa. Esattamente. Deviato anche quello, insomma veramente 4-5 giocatori... Guarda più bambine sono sì, nell'area 5 di rigore nell'area in questo momento. Molto bene, quello che chiedevamo qui si vede chiaramente. E questo poi andiamo all'azione del gol, questo è il frame successivo, è l'azione del gol che secondo me nasce da lontano perché con i riferimenti uomo su uomo dell'Atalanta bastava un lancio lungo secondo me del Napoli, però un lancio lungo che è creato, non un lancio lungo buttare così, la palla buttato via, la palla di avanti, paura, eh. Perché si fa un gioco a tre tra Di Lorenzo, Anguissa Rachmani sulla fascia di destra, lancio di Politano lungo verso Raspadori che poi fa il suo taglio, guarda qui su Raspadori in questo momento c'è Jim City che quindi ha dovuto abbandonare il centro la zona centrale del campo, perché prendendo uomo contro uomo spesso lasciano quel buco dove bisogna buttarsi perché c'è uno spazio, è una difesa a tre ma molte volte non lo è più perché uno esce se il suo uomo di riferimento va fuori, come in questo caso. Esattamente, secondo me il gol di Kvaratskhelia è creato, non è un gol estemporaneo, ed è creato proprio da quel lancio che appunto a sua volta è creato tramite... E poi anche probabilmente gliel'ha detto Mazzarri, però qui è molto importante che Kvaratskhelia con Raspadori fuori vada a fare lui la prima punta, poi esatto. Dietro c'è Anguissa. Esatto. Ci sono Kvaratskhelia, Zielinski e Anguissa in aria, Raspadori e Politano che sono qui all'interno dell'area. Quando si fa un cross, se non ne hai 4-5 in aria, non destabilizzi i difensori avversari, cioè Kvaratskhelia approfitta anche del fatto che ci sono Zielinski, Anguissa e altri giocatori nell'area. Abbiamo detto, questo vabbè, chiaramente l'azione del gol la terminiamo chiaramente per vedere poi come fa gol, ovviamente Kvaratskhelia qui salta di testa e mette la palla dentro, però su questo frame qui volevo rimanere un attimino, perché ti voglio far vedere la posizione di Juan Jesus, si era buttato dentro, quando, perché l'azione chiaramente se ricorderai si sviluppa prima sul lato sinistro, poi si va a destra da Di Lorenzo, Juan Jesus guarda qui, sta correndo all'indietro perché si è lavorato sulle preventive, secondo me Paolo, secondo certo. Me questo è un'indicazione oramai di Mazzarri, non è più dal suo lato, certo, non è più dal suo lato. Juan Jesus due secondi prima di questo frame era in aria, si era proposto anche lui, però e quando si è andato dall'altro lato sta tornando per andare accanto allo Bocca per tenere la preventiva su De Ketelaere e su chiaramente poi Luke i centrocampisti certo. Che potrebbero ripartire e poi vabbè possiamo passare al gol di Lookman, dove secondo me qui l'errore è il cross, cioè non essere andato troppo a schermare spazio. Il cross. Qui Juan Jesus si lascia attrarre, forse ragiona da difensore centrale, pensa a chiudere più centralmente, ma ci sono troppi metri, come vedete, tra il crossatore e Juan Jesus, che sta giocando da esterno in questo momento e deve accorciare. Invece si ferma lì, il cross poi è buono, il colpo di testa è nello spazio che inevitabilmente si crea fra Rachmani e Nathan, tutti hanno dato colpa a Rachmani, a quelli che hanno dato colpa a Rachmani
ho detto che sanno guardare il calcio in maniera superficiale perché guardano solamente l'ultima giocata, chi fa gol e chi sta più vicino, ma se guardiamo il calcio così diventa facile. Il calcio invece è più complicato e ha detto bene Pierpaolo, lì se c'è un erroruccio, perché poi loro fanno una grande azione, dobbiamo dire. E c'è da dire. Se c'è un erroruccio è quello di Juan Jesus, di lettura, non, poi per il resto la squadra sta bene, guardate, siamo in superiorità, in aria, sta bene, se l'Atalanta non è che l'ha fatto una volta a stazione, Lukman fa un grande stacco, si inserisce bene, i gol si prendono pure. Hai detto bene erroruccio secondo me, perché poi poco prima di questo frame c'è Juan Jesus che era andato a rompere la linea per uscire su De Ketelaer, che poi con una finta riesce a superare in dribbling, ed è per questo che Juan Jesus si trova un pochino più centrale. Certo, è stato anche poco scattante, magari non è andato sicuramente a chiudere sul cross, però era andato lui a chiudere su De Ketelaer quando di solito ci andava Nathan, invece Nathan era rimasto più bloccato. Possiamo andare ancora avanti perché questo è l'ultimo gol, il gol decisivo. Eccolo qui, il trigger del pressing di cui ti parlavo il prima. Punto è appena questo, il carne secchi sbaglia, però se noi non siamo 5, dove servono tutti e 5. Questo ti volevo fare vedere, sono 5, esattamente 5. Guarda, appena parte il retropassaggio di Scalvini, cosa fa Osimhen? Osimhen scatta subito a grandissima velocità e va verso carne secchi. Paura, carne secchi, sbaglia il rilancio. Esattamente, sbaglia il rilancio. La palla arriva a Kajust che poi, dando palla in avanti, va da Osimhen. E poi qui ci vuole l'elasticità unica al mondo di Osimhen, che riesce a anticipare, ma ci vuole anche la capacità di Elmas di seguire l'azione e di credere in quell'assist. Eh sì, perché Elmas stava poi dopo stava facciamo pensando. Bene, abbiamo visto questa grande qualità nel pressing, devo dire che un po' l'avevamo anticipato. Sì. Come ricorderai, eccole qua, questa è l'immagine larga. Guarda in quanti sono sul primo retropassaggio di Scalvini a correre tutti in avanti. Che avevamo detto noi sul miglioramento del pressing, ci sentiamo abbastanza fiduciosi conoscendo Mazzarri. Sull'uscita dal basso si può fare meglio. Non è questa la partita giusta per andare a testare, perché ti asfissiano. Non l'ha rischiata per nulla. Esattamente, perché loro ti asfissiano, quindi fai sicuramente fatica poi. Se non è un automatismo ancora collaudato, giustamente qualche volta l'abbiamo. Infatti il Napoli si è affidato parecchio al lancio lungo, soprattutto poi nel secondo tempo. Però studiato, come dicevi tu prima, non buttata così per paura. Andiamo a telefono, poi dopo ci torniamo ai frame per cercare di capire noi, con i nostri limitati mezzi, quello che chi ha invece una grande tecnologia, Allissone, DAZN, hanno deciso di non farci capire, hanno deciso di lasciarci nel dubbio, nel mistero, perché è stato annullato questo gol di Rachmani. Noi con i nostri mezzi, tanti amici sui social hanno fermato l'immagine, hanno provato a fare una ricostruzione, però insomma, io non ho la certezza che fosse regolare. Però se ce le mostrano meglio con le loro tecnologie, probabilmente ci convinciamo. Al momento che noi siamo sospettosi e possiamo pensare che sia stata fatta una scelta scandalosa, perché poi un gol, un conto è annullare un gol per fuorigioco che si dice oggettivo, c'è poco da fare, un conto in una ricostruzione grafica, togliere un giocatore, metterne solamente due, cioè Jim City e Rachmani, e dimenticarsi che Ederson forse teneva in gioco Rachmani stando 10 cm più dietro del suo compagno, quella sarebbe gravissima, inspiegabile, e il Napoli dovrebbe chiedere spiegazioni anche se la partita l'ha vinta. Beatrice, buonasera. Buonasera Paolo, innanzitutto complimenti per la trasmissione e la competenza. Grazie, senti, grazie. Volevo sapere se tu vedresti bene Gollini come nuovo portiere titolare per questo Napoli. Grazie mille. Grazie Beatrice, lascerei decidere all'allenatore con i suoi collaboratori. Finora tutti hanno scelto Meret, se ora per questioni psicologiche, tecniche, tattiche addirittura, perché può considerare che Gollini con i piedi è migliore, quindi tecniche da portiere, tecnico-tattiche per le qualità di impostare l'azione, psicologiche perché sembra più carico e più sereno in questo momento, un avvicendamento si può fare. La storia dei due portieri è la storia di un portiere nazionale, titolare, vincitore di un campionato, Meret, è la storia di un portiere che ha fatto bene proprio con l'Atalanta, il suo massimo livello, però poi ha avuto una fase di crisi della sua carriera. Ora, domani mattina, chi è meglio lo sa il Napoli e sceglie il Napoli. Fino a ieri, l'altro ieri, Meret ha meritato di essere titolare rispetto a Gollini. Le cose cambiano, se il Napoli ritiene che siano cambiate, perché no? Ma non... Io dico l'importante è che scelga Mazzarri, Paolo, e non la società per magari salvaguardare un investimento. Sì, un calciatore, noi però abbiamo pochi strumenti per dirlo, onestamente. Sì, sì, ci assolutamente. Sono, l'allenatore sta lì con l'allenatore dei portieri, valutano mille aspetti.
e possono decidere. O certo, il fatto che Meret ha recuperato, avremo una risposta velocissima, già a Madrid con l'Inter avremo una risposta velocissima, se c'è stato o non c'è stato questo avvicendamento. Gino. Paolo, ciao, buonasera, buonasera. Paolo, io Buonasera a te. non c'è bisogno, ma ti faccio i complimenti come sempre perché hai analizzato alla perfezione. Credimi, Paolo, io in tempo reale sul gol del Napoli mi era sembrato regolare e poi con la chat che teniamo tra amici tutti quanti dicevamo la stessa cosa, ma com'è possibile che non fanno Ma poi non vedere ce lo quello? Cioè, facevano vedere. abbiamo visto quell'immagine prima che iniziasse il secondo tempo, che io, che sono malpensante, posso pensare che tu l'hai taroccata in 45 minuti Ma quella quell'immagine. non è un'immagine, quella è una ricostruzione È grafica. una fotografia, una ricostruzione, esattamente, ma Non è si mai vede il possibile che giocatore, faccia si vede io la questo? sagoma, come devo dire? Esatto, Ti fanno esatto. vedere le Quindi due questa sagome, immagine, ma ti permettimi. fanno vedere due sagome mentre in quell'area c'erano tra una. Ecco qua, allora facciamo vedere questa, vai, papà. Allora, loro ci hanno fatto vedere questa qui, giusto, Gino? Oh, Sì. pardon. Eccoci. Aspetta, loro ci hanno fatto vedere questa, che si vede la Quella punta del piede, fotografia, quella diapositiva praticamente. questa ricostruzione Esattamente, qua. questa qua. Aspetta, non ti muovere, noi facciamo vedere invece quella lì proprio con gli esseri umani che ci stanno, ecco qua, possiamo stringere, benissimo. C'è il Ora braccio i del due giocatore che lo giocatori, tiene in campo. bravi, i due giocatori che ci hanno fatto vedere sono Jim No, City Atebor. Vedi, e c'è il braccio. Rachmaninoff. Se Invece regolano ce n'è la un fotografia, altro, si era vista in ce tempo n'è un altro reale. che è, allora, se quello che ci hanno fatto vedere, che è quello lì col numero 19. Sì, allora ce l'hanno fatto vedere Atebor, che è questo qui in basso, mentre c'è Ederson che sembrerebbe un pochino Allora, invece oltre. c'è Ederson che sembra nettamente più lì. Allora, o ci fate vedere tutto e poi tracciate la linea, se ne prendete due non significa niente. Quindi molti sospetti su questa. Meno male che il Esatto, sì, fuorigioco era no, l'unico che non doveva creare allora io polemica, ma sono. se la utilizzano così. Esatto, Paolo, scusami se ti rubo, perché io dico, no, è successo un casino l'anno scorso con quel gol della Juventus con la Salernitana, che hanno seguito a finire telefonina a coppie sfalte per vedere se dove stava il gioco e si è creata una polemica incredibile. Del Napoli di questa cosa non se ne è parlato poco. Ora io mi domando, se il Napoli non vince la partita, questa qua, neanche entrata tra noi se ne è parlato molto, ma questo è scandaloso. Poi Paolo, io ho sentito anche un tuo caro collega, che io stimo tra l'altro, Chiarino, dire che l'arbitro ha arbitrato bene ieri, ma l'ha visto solo visto che l'arbitro ha arbitrato bene, perché perfino Di Lorenzo, che è uno che non protesta mai, c'è stato all'inizio partita un fallo su Di Lorenzo clamoroso, che meritava l'ammonizione, l'arbitro non l'ha ammonito, Di Lorenzo è È andato a vero, protestare di Bakker, se torno non mi con Paolo. sbaglio. Subito dopo I il fallo, due guarda falli di Atebor bene, poi ci stanno due di e poi invece Paolo, quello di Nathan, troppo presto il giallo. A Kvaratskhelia l'hanno massacrato È ieri sera, vero, è ma vero. tutta questa grandezza dell'Atalanta, io vedo una squadra molto fisica che dà mazzate. Tanto è vero che con Napoli ha perso, con la Juventus ha pareggiato, con Milan ha perso in casa. Quindi, Con poi l'Inter, Paolo, sì. un'ultima cosa e chiudo, scusami se ti ho rubato 30 secondi in più. Vai. Io quest'anno, allora io sono fiducioso che il Napoli si riscatta, perché Mazzarri è una garanzia e la squadra ce l'abbiamo. Temo molto quest'anno proprio gli arbitraggi. E se tu pensi che la Juve per anni Allora, vinceva di grazie Gino, questo, ti con lo squadrone rispondo. Grazie Paolo, Grazie scusami se mi sono Gino. dilungato. Buonasera. Grazie, grazie. Allora, il Napoli si dovrebbe fare sentire. Uno, due, il Napoli non si farà sentire. De Laurentiis decide tutto lui e quindi non c'è qualcun altro del Napoli che può decidere di farsi sentire. Se in maniera estemporanea De Laurentiis, perché gli è antipatico Gravina, gli è antipatico Spalletti, dice una grande verità che l'Italia è andata con molti dubbi avanti agli europei perché c'era probabilmente il rigore, lo dice in maniera forte, ha rubato, scatena un putiferio incredibile, lo fa in quel momento per una sua cosa personale nei confronti di Gravina e Spalletti. A noi quelle personali De Laurentiis ci possono pure interessare, ma ci interessano meno rispetto a quelle del Napoli. Quindi noi vorremmo che De Laurentiis e il Napoli si facesse sentire e che non dobbiamo fare noi queste ricostruzioni, noi, io, Pierpaolo, tutti gli amici tifosi del Napoli sui social, le dovrebbe fare il Napoli per farla diventare più forte. Delia. Salve a tutti, pensate che nel secondo tempo di Atalanta-Napoli ci sia stato un calo fisico da parte del Napoli oppure ha inciso anche la mancanza di un vero difensore sinistro di ruolo che accompagnasse l'azione? No, non vedo il calo fisico perché poi il Napoli ha finito 20-25 minuti finali senza prendere Esatto, più questo un volevo tiro dire. in porta. Ci Non fosse dobbiamo stato il calo. dimenticare che ci sono gli avversari, l'Atalanta è una squadra L'Atalanta 90 forte. minuti in casa
minimo 20-25 di pressione uomo su uomo così feroce, la fa con tutte le squadre al mondo, non vedo perché noi per 90 non avremmo dovuto soffrire nemmeno un segmento così ridotto di partita. Quindi sta storia del calo atletico, poi me la dovrebbero spiegare quelli che pensano al calo atletico, perché è misterioso, tu hai il calo dal 50esimo al 70esimo, poi al 70esimo ti pigli una pillola che ti rinvigorisce, c'è da dire, c'è e da ricominci e ti ritorna la condizione atletica. Che succede dal 70esimo al 90esimo? C'è da dire, ci sono da dire due cose. La prima, secondo me, è che si è parlato di dominio Atalanta nel secondo tempo. Alla fine i tiri dell'Atalanta, quelli non respinti, non ribattuti, sono 6, di cui 4 da fuori area, quindi soltanto niente di che. Quindi uno è il gol e un solo tiro dall'interno dell'area di rigore, quindi davvero niente di che, ma già l'avevamo detto vedendo gli XG proprio all'inizio di questa analisi. La seconda cosa da dire, secondo me, è che dal 60esimo in avanti, cioè da quando il Napoli ha inserito Osimhen, che ha fatto riparto da solo, parlavo che di Gerdo, ha potuto di nuovo allungare. Esatto, ha potuto di nuovo allungare la squadra con il suo ingresso in campo, e questo è un merito del Napoli, il fatto di avere un organico profondo, di poter far uscire dalla panchina. Ma scusami, ma quella pressione così alta al 78esimo, quando noi abbiamo fatto gol, se c'è stato il calo atletico, io me lo dico a tutti quelli che banalmente vanno a fare l'analisi delle partite e vedono il calo atletico, basta che per un quarto d'ora gli avversari prendono il sopravvento, il calo atletico, no? È un problema tattico, hanno rischiato, hanno prestato più alto. Al 78esimo com'è che stavamo così alti in pressione a andare a fare la partita, il gol, l'azione che ha portato, lo schieramento che ci ha portato al gol della vittoria? Cioè, io non riesco a capire, ma forse lo riesco pure a capire, perché? Perché non capendo un cacchio di calcio, tatticamente ve ne uscite voi questa preparazione atletica, ogni volta che vedete un calo la preparazione atletica, poi voi non capite di calcio tatticamente, che è una cosa che si vede, però c'è un occhio così clinico, come diceva Totò, policlinico, e riuscite a vedere addirittura il calo atletico. Ma veramente siete dei fenomeni. Carlo, tra l'altro, Paolo, giusto per chiudere, il Napoli ha corso record, esatto, 114 chilometri di squadra, anzi quasi 115, più dell'Atalanta, quest'anno il massimo era 109. Il Napoli correva a 108-109 di media, corso 115, statevi zitti, non dite puttanate, ecco, non pronto, mi viene un'altra Paolo. Parola, scusate. Carlo, buonasera. Buonasera a te Paolo, complimenti per la trasmissione, prima cosa. Grazie. Senti Paolo, da alcuni giorni vedo per televisione esperti come ex direttori sportivi, giornalisti abbastanza importanti delle testate napoletane, che parlano di tattica, parlano come deve giocare il Napoli, come deve giocare Mazzarri. Secondo te non è scorretto aizzare i tifosi contro Mazzarri? No, aizzare sì. Fare le analisi tecnico-tattiche è un dovere di noi che partecipiamo alle trasmissioni, se no che diciamo, Carlo? Qualche cosa dobbiamo dire. Vabbè. Poi il problema è farlo con elementi, con argomenti. Noi proviamo a farlo con ricostruzioni attraverso frame, attraverso statistiche, cioè portando qualche cosa di oggettivo e di visibile. Altri lo fanno solamente sparando sentenze. Questa è la differenza. Però si deve fare. Ma molte persone non sono mica, sono dei tecnici, non sono dei tecnici che possono parlare di tattica. Questo poi è una valutazione soggettiva, Carlo. Chi ne può parlare, chi non ne può parlare, chi lo stabilisce? Mica c'è uno strumento che ti dà l'autorizzazione a parlarne, la competenza. Io sono competente, tu sei competente, ognuno è di se stesso, no, dice che, sono che è competente, poi modesto, la gente giudica. Sono uno che da 60 anni va allo stadio, sono uno che ha visto il Napoli in Serie C, siamo ripartiti, quindi... E sei in grado, evidentemente, hai i tuoi strumenti per giudicare chi dice cose sensate e chi dice cose meno interessanti quando si parla. Quando vedo gente, diciamo, di spessore culturale un po' superiore parlare a proposito di questo Napoli, De Laurentiis fino a un giorno fa era un dio, adesso non è più nessuno, non capisce più niente di calcio. Com'è? Però Carlo, noi teniamo uno strumento, tutti quanti, che è stupendo. Più nessuno. La tecnologia, oggi stiamo parlando sempre di tecnologia, è andata talmente avanti che non è nemmeno come una volta che era faticoso, uno si doveva alzare quando sono uscite le televisioni private, ogni volta che non ti piaceva più un programma, voi siete più giovani, forse non vi ricordate, uno si doveva alzare, doveva andare là dietro con la manovella per cambiare canale, mo teniamo il telecomando, non ci piace una cosa, zang, e lo ammazziamo subito. Va bene, sono pienamente d'accordo con te, ma secondo me dovremmo essere molto più moderati. Grazie Carlo.
Ciao, ciao e in bocca al lupo per la trasmissione. Grazie. Delia. Riguardo al gol annullato a Napoli per fuorigioco, sarebbe possibile vedere in frame la possibilità che dicevi prima riguardo a far vedere tutti i giocatori coinvolti nell'azione? Ma io penso che se l'abbiamo... Scusami, all'amico, come si chiama l'amico? Paolo, credo. Paolo, come te. Se noi ci siamo riusciti con i nostri... Ecco, facciamo un'altra volta, perché non so se Paolo prima ci stava seguendo oppure no. Se ci riusciamo noi, ci riescono tanti amici social con una semplice ricostruzione grafica, rifacciamolo vedere. Sì, chiedo l'aiuto della regia, eccolo qui. La domanda sorge spontanea, come dicevano in una vecchia trasmissione televisiva. Perché cacchio non ce l'hanno fatto vedere pure loro così? Che problema tengono? Che tengono 9 telecamere, regie, quelli sono, da zone, tengono 30.000 mezzi a disposizione. Che, perché non ce l'hanno fatta vedere? Ma stavamo là come... Aspera, poi ha segnato con la rascheda, un po' c'è passato il pensiero, però all'inizio noi non capiamo, ma non arriva a sto replay, non arriva a sto replay. Alla fine, sì, no, infatti io questo critico, il fatto che non abbiano dato il replay subito, cioè il fatto che questa cosa qui non puzza, ce l'abbiano fatta, questa qui, perché non ce l'hanno, a parte quello che abbiamo detto prima, ma perché questa non ce l'hanno fatta vedere un secondo dopo? Perché non ce l'hanno, questa è una cosa che hanno subito, subito dopo che tu hai fischiato l'annullamento del gol. Questa è l'immagine che ha visto l'arbitro, che ha visto il VAR, pardon. Quindi ho capito che pure a te ti puzza e tanti altri napoletani puzza e puzza tutti quanti. Però siete d'accordo con me che il Napoli non dirà nulla? Mi rivolgo a Pierpaolo e a tutti gli amici che stanno a casa. Pierpaolo c'ha il microfono. Secondo me lo sappiamo che il Napoli non dirà nulla. Sicuramente. E questo non mi fa piacere, devo dire. Ma come ho già detto, la comunicazione che sceglie il Napoli, De Laurentiis, è una comunicazione che io stimo, che io rispetto, perché sono loro i padroni della comunicazione che preferiscono fare, ma non condivido nemmeno all'1%. Io comunicherei in una maniera diametralmente opposta a come comunica il Napoli, cioè De Laurentiis. Però ragazzi, questa mi sembra pure poi una discussione un po' fine a se stessa, perché il presidente del Napoli è De Laurentiis, gli altri non possono mettere una virgola, deve decidere tutto De Laurentiis, come si comunica, quello che si deve dire e quello che non si deve dire, e quindi siamo così, siamo all'estemporaneità del presidente, che una volta decide di tacere di fronte all'episodio più clamoroso, un'altra volta fa il pazzo di fronte a una cosa, è così, siamo di fronte alle scelte estemporanee di De Laurentiis, mentre io... Perché dico che non sono d'accordo sulla comunicazione del Napoli? Io avrei proprio una strategia comunicativa, come ce l'hanno molte società che strumentalizzano tutto per un tornaconto a futura memoria. Di guardate, già mi avete abbastanza creato problemi, vedete di stare un po' più attenti con noi, crei presupposti affinché non riaccada, diciamo, questa è un po' la strategia che usano molti ed è molto bello usarla dopo una vittoria, perché non può manco venire fuori il fesso di turno che ti dice l'alibi per spiegare la sconfitta, l'alibi dei perdenti, queste frasi fatte che usano, no, abbiamo vinto, che volete, solo che vogliamo sottolineare lo stesso quello che ci stavate, quello che vi è passato per la testa di farci. Enzo. Ciao, buonasera a tutti. Dunque, sì, è vero, questo è proprio uno scandalo. Lo scandalo principalmente consiste nel fatto che non hanno passato le immagini. Bravo Enzo, perché sto usando la parola scandalo, hai ragione, perché solo perché il Napoli ha vinto passa sotto traccia. Invece probabilmente siamo di fronte a un vero e proprio... ho detto probabilmente, non perché mi è uscita... l'ho detta apposta, probabilmente, non dico sicuramente, siamo di fronte a qualche cosa di molto molto strano, quindi un rischio che ci sia uno scandalo, prego. Sì, sì, è uno scandalo e mi piace quello che tu hai detto, ora che il Napoli ha vinto avremmo tutte le carte in regola per poter protestare senza mettere in dubbio che cerchiamo scuse. Ma non lo faranno. Onestamente, che tutta la stampa, come stai facendo tu, dovrebbe muoversi, e non è solo il presidente, tutta la stampa con insistenza, e non mi risulta che proprio tutte le TV insistano pesantemente su questo punto. No, ma tu vedrai che parleranno più dell'errore che non c'è stato di Rachmani, perché gli piace fare la polemica, parleranno più dell'errore che per me non c'è stato di Rachmani che di questa schifezza che probabilmente, ripeto, probabilmente è successa. Ma lo sappiamo come funziona, purtroppo. Sì, dunque, no, volevo parlare un po' sul fatto del terzino sinistro, no? Sì. Io credo che Nathan, avendo piedi buoni, insomma, avrebbe tutte le carte in regola per andare lì, lasciando poi come centrale o Juan Jesus o il danese. Ostigar. Dovrebbe vedere l'allenatore,
Perché non passerei mai, diciamo, di Lorenzo a sinistra? Per non scombinare anche quell'altra catena, non portarci il problema di sinistra pure a destra. Teniamo presente, numero uno, che Di Lorenzo già ha giocato tutte le partite nazionali. Per noi sarà necessario contro Inter e Juve. Quindi a destra già ci sarebbe da organizzare una staffetta tra lui e Zanoli per tenerlo appena appena un po' più preservato a Di Lorenzo. Lo so che è di ferro e d'acciaio, ma fino a un certo punto. No, vabbè, ma la staffetta non ci sarà, Mo dobbiamo vedere se deve giocare a destra o a sinistra, ma gioca sempre Di Lorenzo. Lo so, e allora a come viene, perché noi sappiamo. No, a come viene, io ci faccio un ragionamento, Enzo, molto semplice. Se Nathan, e non lo so, è buono sulla fascia, sono d'accordo con te. Nathan sulla fascia, Østergaard o Juan Jesus vicino a Rachmani, sono d'accordo con te. Se dimostra di saper appoggiare bene l'azione, ci portiamo il mancino lì e siamo a posto. Perché Juan Jesus non lo fa molto, e Nathan potrebbe, non lo so, ma potrebbe saperlo fare. E quindi non andiamo a stravolgere. Un ex terzino, ha fatto anche il terzino, esatto. Invece, altrimenti la soluzione è quella che dicevi tu, però la soluzione è quella che, no, tu hai detto Nathan, la soluzione è quella che dicevano altri amici, di portare Zanoli titolare. Per me, se portano sinistra, Zanoli però, titolare, io metto Zanoli a destra e Di Lorenzo a sinistra. Zanoli lo lascio sulla sua corsia, esprimere la sua velocità, la sua potenza, mentre uno più tecnico, che sa giocare anche i triangoli con Zielinski e con Kvaratskhelia, come Di Lorenzo, lo porto a sinistra, se ci devono stare loro due in campo. Questa è la mia idea. Va bene, io teniamo presente che a noi quella catena di sinistra, dai tempi di Zuniga, dai tempi di Gulam, è sempre sfortunatissima. Sì, Gulam, Zuniga. Ah, quindi dici tu non lo portiamo Di Lorenzo a sinistra, se no magari si fa male pure no, lui. No, poi c'era Yusai che andava e non si è fatto mai niente, no. Il destro che va a sinistra, con Zuniga sì. Prenderei un terzino in più a sinistra solo... Non, a quel punto non ci servirà più, ma solo per la sfortuna che ci abbiamo da quello. Ho capito. Grazie, grazie. Lui ha fatto la battuta, però è bene dirlo, secondo me, che uno non rientra, serve prendere uno svincolato. Uno rientra a fine dicembre. Uno rientra a fine dicembre, Mario Oliveira a metà, e uno, Mattias Oliveira a metà gennaio, fine gennaio. Quindi tu ne prendi uno a gennaio, che già sono tornati tutti e due, se non succedono altre cose. Poi che fa questo terzo? Che arriva da fermo. Sì, e poi ha fatto la battuta perché ci siamo sfortunati. Per scaramanzia lo voleva prendere. Esatto, però è giusto non prenderlo. Andiamo a Siano, da Simone, giusto? Sì, buonasera a tutti. Ciao Simone, Club Napoli Siano. Parlaci del tuo club e poi dici la tua su questo avvento positivo di Mazzarri sulla panchina del Napoli. Club tuo innanzitutto. Il club nasce a settembre di quest'anno, lo abbiamo riportato in paese dopo diversi anni di assenza e grazie anche agli amici del circuito OneM siamo riusciti ad organizzare una serie di eventi e manifestazioni. A Natale infatti saremo presenti sul territorio con una serie di iniziative. È un club che si propone soprattutto di iniziare anche un percorso diverso in termini di educazione al tifo con i più giovani, quindi cercare anche di educare le nuove generazioni a un tifo genuino, pulito e che non vada gioco forza a intaccare quello che deve essere poi l'onore dell'avversario, anche perché in questi anni penso che la tifoseria napoletana, noi tifosi del Napoli, siamo cresciuti tantissimo anche sotto questo profilo. E è importante che si parli della tifoseria sempre con eccezione positiva, purtroppo si parla male per colpa di altre tifoserie che ci apostrofano ancora oggi nel 2023 in maniera inadeguata e soprattutto con quelli che possono essere degli appellativi veramente superati, sorpassati e che non dovrebbero far parte proprio del mondo. Insomma, oltre che oggettivamente stupidi, sono pure anacronistici, hai ragione, cioè veramente non si porta proprio più a fare quei cori, quegli auspici assurdi di distruzione. Cioè, veramente sono o stupidi sono sicuramente, questo non si discute, ma veramente non lo so, all'inizio poteva far parte di un fenomeno nuovo, sbagliato, che nasceva, oramai veramente anacronistico, un modo di andare allo stadio che non ti porta al divertimento, dovrebbe essere divertimento, cioè non riesco veramente a capirlo. Quindi quando una cosa non la capiamo, secondo me la dobbiamo eliminare,
perché non è più possibile correggerla, queste persone non si possono correggere. Quindi tu fai bene a creare invece un nuovo modo proprio di approcciare allo sport. La tua, Simone, su Mazzarri, sulla partita di Bergamo. Ah, io ho visto, innanzitutto sono contento che Napoli abbia cambiato e l'arrivo di Mazzarri ha generato sicuramente tante sensazioni positive tra il gruppo squadra. Basti vedere quello che sono state poi le reazioni a fine partita di Sì, elementi come quello è importante. Kvaratskhelia, soprattutto di Di Lorenzo, un abbraccio con l'allenatore a pochi giorni di allenamento. La vittoria fa sicuramente morale e fa bene, ma il Napoli nel primo tempo è stato un Napoli molto molto forte, capace di dominare il campo. A Parliamo me è piaciuto comunque pure di il un quarto campo. d'ora finale, se ti devo dire la verità. Quarto d'ora finale da grande squadra, quella gestione dopo il gol, senza che loro arrivano più dalle parti di Gollini. Palla tenuta bene, lucida, pressing ancora fatto molto alto, non ci siamo abbassati sul 2-1. A me è piaciuto, quando ho visto Østergaard che si riscaldava per un momento, ho detto: ti prego, Walter, non mi togliere un attaccante e metterti a 5, e non l'ha fatto. No, ho No, no. sperato, perché io sono tifoso del Napoli, però poi ho le mie idee di calcio. Se faceva questa, dovevo dire: non l'ha fatta, non l'ha fatta. No, io penso che anche nel primo tempo abbiamo, perlomeno ho notato io, inserimenti da parte dei centrocampisti che mi hanno fatto ricordare un po' gli inserimenti di Hamsik soprattutto, Sì. Lobotka che andava dentro senza palla, un po' meno Zielinski, però penso che in pochissimi giorni, perché poi con la sosta delle nazionali e il ritorno dei nazionali veramente a ridosso della partita ha potuto lavorare veramente molto poco, però è stato capace già di metterci del suo e soprattutto in maniera molto intelligente di riportare i ragazzi a quello che era il modo di giocare dello scorso anno. Quindi è ripartito fondamentalmente da quello che i ragazzi già sanno e sta cercando piano piano di mettere qualcosa, ovviamente, di suo anche nei movimenti. Molto, molto, mi è piaciuto molto il discorso sull'attenzione alle preventive in fase Bravo. difensiva, quindi il fatto di andare Ma proprio per esempio a anche il gol di mettere. Kvaratskhelia, Simone, potrebbe essere dettato dal talento di Kvicha, ma anche da una cosa che gli ha detto il mister. Quando l'azione si sviluppa dall'altra parte, vai a tagliare, soprattutto se c'è Raspadori che Certo. non occupa lui l'area di rigore perché è uscito fuori dalla prima punta, valla a fare tu la prima punta. Kvaratskhelia ha detto la Certo. vado a Tante volte fare. Politano e Avevamo Kvaratskhelia si divertivano, eh? Fatto vedere il gol di Kvaratskhelia sul primo palo con la Georgia. Sì. Ha Abbiamo detto col Napoli non li ha mai fatti, per fortuna l'ha fatto. fatto una bella partita il Napoli e sappiamo benissimo che a Bergamo non è semplice No. vincere per nessuna squadra. Noi se riusciamo a invertire la rotta e a prendere nelle prossime 5 partite 5 risultati positivi, penso che il morale si alzerà a tal punto da poter pensare anche di poterci rimettere in gioco per obiettivi importanti. Non dico quali, Gra però per non obiettivi diciamo quali, importanti. diciamo solamente ti L'abbiamo saluto. capito. Con questo ti saluto che ieri sera, mentre vedevamo Mamma. Per Juventus-Inter, ce la pigliavamo assai con Garcia. Possiamo dirlo questo? quei pochi che non si sono addormentati. Mentre vedevamo Juventus-Inter, un poco, non dico abbiamo detto le male parole, perché no, però diciamo, mannaggia, no, con Garcia non me la pigliavo con Garcia, correggo, mi correggo da solo. Me la pigliavo con De Laurentiis, Sì. che ha lasciato 16, 12 di campionato e 4 di Champions, Garcia sulla panchina del Napoli. Aurelio, ti vogliamo bene, ti stimiamo, ci hai dato lo scudetto, ma l'hai fatta grossa 16 partite, Garcia, sulla panchina del Napoli. Grazie, Simone. Buonasera, grazie a voi, buona serata. Ciao. Ciao Simone, Paolo, io voglio farti vedere Il appena bacio. possibile poi un po'. No, perché io se c'è una cosa che Passiamo a una credo. parte sentimentale della trasmissione, sembra arrabbiarci. Un poco di amore, vai No, con la. più che altro, e chiedo alla regia di mostrarlo, Guarda perché qua, ah, sono Adele, sono belle bellissimo. scene. Sono Ah. scene che non si sono mai viste con Garcia, quindi perché De Laurentiis non ha avuto dei colloqui No, individuali con i perché. calciatori e l'ha Ma la cacciato possiamo fare un po' prima? napoletana la cosa? Visto che stiamo a Napoli, per papà. Vai.
la facciamo una prova. Ce l'ha azzeccato un bacio, cioè non è che gli ha dato il bacetto di circo. Hai detto: voglio già bene, ti conosco da 3 giorni. Guarda, questo è un bacio affettuoso, Delia. Proprio... Però si vede, esatto. Cioè, già gli vuole bene. E non è l'unico, perché poi guarda qua Elmas, guarda, guarda. Elmas pure. Ma lo vogliono bene. Elmas gli sta con la testa sulla spalla. Sono cose da fe... Ma bellissimo, bello veramente. E poi anche Rachmani, Paolo, scene che con Garcia non si sono mai, viste. Ma... E questo perché. Ma si salutavano da lontano. Quando non si pigliavano a mala parola, si salutavano da esatto. lontano. Io te le ho preparate e te le ho fatte vedere adesso, perché tu dicevi De Laurentiis, perché hai lasciato 16 volte 16 panciglie. E quando c'era De Laurentiis? Esatto, perché De Laurentiis, che era a Castel Volturno ogni giorno, perché non ha avuto dei colloqui? Magari li ha avuti con i calciatori. Perché sennò... allora mettiamola giù. C'era un malessere, si vedeva in campo. Quindi immaginiamo che noi non ci possiamo parlare con i calciatori. De Laurentiis, sì. Perché quando fate un gol non avete mai dato un bacetto a Garcia? Perché non gliela fatta sta domanda ai calciatori? Ma perché 16 partite avete fatto qualche gol pure con Garcia? Un bacetto, perché non gliel'avete dato? E vedi che ti vedevi che cosa ti rispondevano, Delia. Ma qua si vede proprio, diciamo, il gioco di squadra. Vedo sì, Napoli il clima più... giusto. Sì, il clima giusto. Allora, andiamo con la prossima domanda. Paolo, chi potrebbe giocare a Madrid al posto di Oliveira? Raffaele da Mantova. Per me Madrid o Jesus? A Madrid dice ancora Juan Jesus. Più bloccato pure può essere... Non lo so, perché puoi pure provarla. No, lo so che gli passa per la testa al mister. Però può pure dire, io sto Zanoli, lo devo vedere. Madrid è prestigiosa, ma come importanza, ragazzi, è la meno importante, è meno importante di Inter e Juventus. Perché poi col Braga ci possiamo qualificare. Inter e Juventus dobbiamo provare ad accorciare. Sono le due partite più importanti che ci possono capitare. Sono le due partite più importanti dell'anno. E vengono a 5 giorni di distanza. Domenica Inter, venerdì quell'altro Juventus. Non voglio dire che deve fare gli esperimenti, il turnover. Non sto dicendo questo. Però se una cosa la vuole vedere senza sapere come va, Zanoli per esempio... E mi pare più adatto provare a vederla a Madrid che provarla a vederla con l'Inter o con la Juventus. Mi sembra, eh? Antonio. Buonasera. Buonasera. Io chiamo da Pozzulli. Volevo farti un complimento. Pozzulli. Da Pozzulli. Volevo farti i complimenti per la trasmissione, perché io ti seguo dai tempi di Telecapri, dai 20-30 anni fa, più o meno. Eh sì, qua stavamo in questo studio. Qua, sì, infatti, quando si parlava della difficoltà del Napoli di avere, diciamo, dei giornalisti a livello nazionale che potessero in un certo modo contrapporsi al potere del nord, della stampa del nord, se non mi sbaglio, andarsi pure a una puntata del processo del lunedì, non so se ricordo bene. Sì, sono andato qualche volta al processo di Biscardi, sì. Volevo dire, io sono un amante del calcio inglese, mi piace vedere molto il calcio inglese, vedere là il VAR, diciamo, al momento fanno vedere in televisione, al momento stesso in contemporanea con la partita, diciamo, e gli stessi spettatori allo stadio possono vedere sul tabellone. Noi siamo oscuri sempre, cose misteriose, a noi il mistero, i ritardi, una volta funziona, una volta non funziona, una volta... Poi fanno sta cosa, poi stasera fanno, come fanno quella rubrica là, che fanno vedere le cose con... Babbo, è una delusione proprio esagerata. Questo programma sembrava, finalmente parleremo del VAR in televisione, poi vai a vedere che cos'è questo programma, ho visto la prima puntata, mi è passata la voglia. Però io volevo dire, l'atteggiamento del nostro presidente in questi casi per me è un atteggiamento vergognoso. Perché? Perché lui è estemporaneo, come gli viene, Antonio, non è vergognoso, è come gli viene, una volta lo fa, cinque no, non c'è una strategia comunicativa bella precisa. Paolo, allora quando si dà episodio tu dici che c'è la strategia comunicativa, quando tocca i sordi Paolo, se no non va, questa è la tua idea. A noi non ce ne frega niente dei soldi, cioè ce ne frega che il Napoli oggi ha chiuso un bilancio fantastico con 79 milioni di utili, ci fa piacere, complimenti, però a noi ci girano gli zebedei quando vediamo queste cose qua. Noi siamo tifosi, a noi ci devi pigliare nelle cose emotive,
Vogliamo che De Laurentiis lo adoriamo se ci, lo adoreremmo se ci rappresentasse in questi momenti che si devono dire delle Ma cose. Purtroppo chi deve guarda, rappresentarti? Il fesso di Paolo del Genio di turno, che lo dico, ma non serve a niente che lo dico io. ma il discorso è questo, hai mai visto Ah, che grazie lui che hai detto infatti quando ho detto il fesso. no, questo non per modo Sto di scherzando. dire. Però io dicevo, hai mai visto che lui abbia mai difeso i tifosi quando vengono accolti in tutta Italia? Cioè, diciamo, lui No, su comunque queste perde cose qua spazio. dovrebbe farlo, o lui o qualcuno per lui. Grazie Antonio, un abbraccio, dobbiamo finire prima oggi noi. Scusami, grazie Antonio. Un messaggo, Delia. Allora, buonasera, un argomento non trattato della partita di sabato. Ho visto Osimhen giocare senza maschera. Sarà sempre così d'ora in avanti o no? A me risulta che sarebbe stato costretto ad indossarla sempre, come il portiere Cech che indossava il casco per un pregresso Sì. infortunio serio alla testa. Grazie, Primo. No, No, però non allora. era costretto a indossarla No, sempre, era la Cech sua sì. scelta. No, Cech l'amico sì. ricorda bene. Cech Cech ebbe sì. un grave trauma cranico e quindi lo doveva indossare proprio per, diciamo, per prudenza, ma lo doveva Sì. indossare. Gli avevano detto portalo. Con Osimhen non si è capito No, era una prudenza, scelta sua, sì. scaramanzia. Evidentemente ha pensato che non era più il Sì, caso, perché tanto si è fatto male una volta con la esatto. mascherina. Ha detto leviamocela e giochiamo senza. Sì, Dobbiamo sono d'accordo. andare un attimo. Ciro si aspetta un attimo in linea perché dobbiamo ringraziare alcuni amici e poi torniamo. Allora, siamo proprio alle battute Abbiamo conclusive. Ciro, Ciro, vai, buonasera. no? Buonasera Paolo. Voglio dire solo giusto due cose. Che Sì. noi comunque sabato a Bergamo non ci volevano far vincere, tassativamente, perché il gol ci sta. Poi io venerdì ho postato che noi andavamo a Bergamo a vincere, minimo 3-0. È capitato 2-1, però comunque se la Abbiamo partita vinto, va andava con struttura e bene. zero, andavamo bene. Poi un'altra cosa che ci tengo, noi siamo forti, non c'è nessuna squadra del campionato nostro che è più forte del Napoli. È inutile che fanno e dicono questo e quell'altro. Paolo, siamo forti, te l'ho detto l'altra volta. Abbiamo fatto la Forte, partenza forte, handicap, ma siamo forti. Grazie Ciro, un abbraccio. forte. Ok, e no, volevo dire solo l'ultima cosa. Il Vai. fatto dell'area tecnica e la munizione a Mazzarri è ridicolo. È Non ho ridicolo. capito. Già questo Ah, la non munizione è perché ha detto mai semplicemente giallo, eh sì. Ah, no, è uscita l'area giallo. dei, forse ha detto Sì, giallo, sì, sì, forse. sì. Vabbè. Il Ciao, sistema grazie. contro di noi. Ciao Ciao Paolo, Ciro, buona serata. grazie. A me è Ciao, piaciuta pure la ciao. munizione a Va Mazzarri, ci ha bene. fatto vedere che è un sanguigno e che Riuscite ci 3 crede. secondi e 3 secondi, Delia. Vai. Paolo, buonasera da Mauro da Casoria. Secondo te il Napoli interverrà a gennaio per qualche rinforzo? Secondo me sì. Abbiamo visto che c'hanno i soldi. O no? Ho Hanno chiuso visto. il bilancio con un attivo. Centrocampo, qualche cosa devono cambiare. Se prende qualche altro giocatore forte, ben venga. Poco Paolo, secondo te turnover contro il Real Madrid per far riposare gli altri in vista di poco. Real Madrid, di Oh, Inter e Juve? qualcosina sì, secondo me, se proprio non ce la fa a mettere sempre gli stessi, qualcosina cambiamola con Real, senza che significa non facciamo fare 90 minuti a giocatori che poi probabilmente ne devono fare 90 con l'Inter. Grazie per Paolo Matrone, grazie Delia Grazie Zito. a te. Grazie a voi. Adesso col show, poi la replica di questa trasmissione e poi ci ritroviamo domani alle 19:50 quando saremo in piena conferenza pre-partita di Real Madrid-Napoli. Un saluto da parte di Paolo Del Genio e buona serata a tutti.